Adesso passo la parola a Franco Bonfante che introduce l'intervento di Giuliano Nicetto Boaretti, che è presidente regionale dell'ENS. Sì, brevissimamente anche per l'orario. Alle associazioni storiche dei novedenti, dei novudenti, eccetera, veniva dato fino a qualche anno fa con i bilanci 500.000 euro all'anno, cifra che è in relazione al bilancio di previsione della Regione Veneto, già depurato delle partite di giro, eccetera, eccetera, lo 0,0038, cioè nulla. Questa cifra è stata ridotta e oggi dal 2014 è azzerata, quindi si toglie dove non c'è, dove c'è poco, non c'è nulla, e si dà invece dove si spreca, dove c'è molto. Questa è la scelta che emerge da questo bilancio di previsione del 2014. Noi pensiamo che iniziative di questo tipo, come quella di oggi, siano utili, perché c'è il rischio di passare dallo sconcerto, della delusione del sociale alla rassegnazione. Noi dobbiamo opporci alla tentazione della rassegnazione e dobbiamo quindi reagire. Oggi è l'inizio di questa azione positiva per richiamare la gente e tutti quelli che sono interessati al sociale a spingere affinché, ad esempio, questi contributi che sono importantissimi, sono pochissimo, 500.000 euro, ma servono a inserire nel mondo del lavoro, con dei corsi di formazione specifici, decine e decine di persone che oggi si trovano in una doppia difficoltà. Prima lo erano già perché disabili, oggi perché c'è anche la crisi economica che impedisce di assumere persone invalide. Quindi ci sono ancora più ragioni di prima perché ciò avvenga. Noi dobbiamo tornare a dare dignità a queste persone, ma dobbiamo soprattutto anche ridare dignità alla politica con azioni come queste. Quindi adesso interviene il presidente dell'ENS. Lo aspetto, se arriva. Prego.